Bentrovati da Patrizia Simonetti al nuovo appuntamento con Non Solo Radio, settimanale di cinema, teatro, TV, musica ed eventi a Roma. Da ascoltare e da vedere, una collaborazione tra Radio Antena 1 e Spettacolomania.it. Roger Waters è venuto a Roma a presentare a suo modo, assieme all'ex collega Nick Mason e alla presenza della sindaca Raggi, The Pink Floyd Exhibition Their Mortal Remains, la mostra inauguratasi venerdì al Macro, dove resterà fino al 1 luglio, dedicata al leggendario gruppo britannico. Esposti oltre 350 oggetti di scena, strumenti, allestimenti, suoni e filmati. È stato un viaggio emozionale e politico di un breve periodo della mia vita ed è un viaggio che continua, ha detto Roger Waters, che il 14 luglio suonerà al Circo Massimo. Non ho niente contro questa mostra, penso che alle persone interessi molto, così come hanno dimostrato gli spettatori di Londra. Sono sicuro che sarà un gran successo anche qui e anche io ho trovato interessante guardarmi intorno e osservare tutte queste cose. Ma la storia parallela è qualcosa che consuma l'anima molto di più. Siamo su un treno espresso diretto verso l'estinzione e non ci prestiamo la minima attenzione. Presentato a Viale Mazzini, Rocco Chinnici, È così lieve il tuo bacio sulla fronte, il film TV che Rai 1 manda in onda martedì 23 gennaio, diretto da Michele Soavi e interpretato da Sergio Castellitto nel ruolo del magistrato ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 e da Cristiana Dell'Anna che da donna di mafia in Gomorra si trasforma in donna antimafia come Caterina Chinnici, figlia di Rocco e autrice del libro da cui è stato tratto il film. È un personaggio meraviglioso, d'altra parte io ero felicissima di fare questo salto, di passare dall'altra parte per dare un'occhiata anche da lì, in un territorio diverso, nuovo, ma comunque molto simile poi a quello campano, quindi il filo conduttore che esiste fra i due in effetti è stato anche molto d'aiuto nello sviluppo della storia per capirla al meglio. D'altra parte, insomma, io sono cittadina del sud Italia, quindi certe cose le ho vissute sulla mia pelle, quindi conosco bene le dinamiche, quindi in realtà poi dare voce a Caterina e alla storia della sua famiglia era non soltanto per me chiaramente un'opportunità meravigliosa di lavorare anche con Sergio, che è meraviglioso, ma era una responsabilità. Volevo dare voce, così come ho voluto dare voce ad altri personaggi in passato, così avevo voglia di far parlare lei e di raccontare la storia di suo padre. Chinnici è stato un uomo eccezionale. Un uomo che ha intuito per prima cosa e prima di molti altri che l'isolamento provocava dei danni atroci a quel mestiere di magistrato. È stato il primo a dire ad altri magistrati: lavoriamo insieme. Fino a quel tempo ognuno conduceva le proprie indagini e così via. Però la grandezza di quest'uomo sta nel fatto, secondo me, che non ha mai diviso i tanti mestieri della vita di un essere umano. Ha fatto il magistrato, lo ha fatto a livelli formidabili, ha fatto il padre, ha fatto il cittadino, ha fatto il marito, ha fatto l'amico, ha fatto il giardiniere, amava tanto le sue rose. Tout se tient, ha tenuto tutto insieme, ha cercato di tenere tutto insieme. Secondo me questa è la grande lezione che ci consegna Rocco Chinnici e che mi consegna, perché recitare quel ruolo, quel personaggio, che non è un personaggio ma è un uomo realmente esistito, è stato un grande privilegio per me, davvero un grande privilegio. Un saluto a Radio Antenna 1 da Cristiana Dell'Anna, un bacio grande. Ciao. Saluto tutti gli amici di Radio Antenna 1, firmato Sergio Castellitto, 2L2T. Se pensate che le feste siano finite, vi sbagliate. Gradito ritorno al Sistina, dove resta in scena fino al 28 gennaio per Una festa esagerata di Vincenzo Salemme, che neanche è protagonista sul palcoscenico. Sono Gennaro Parascandalo, che sono un imprenditore edile, e la storia della faccio la festa insieme a mia moglie, una festa per i 18 anni a mia figlia, ma muore l'inquilino del piano di sotto 2 ore prima della festa, per cui che facciamo? La facciamo la festa? Si fa o non si fa sta festa? L'ipocrisia ci dice non si fa, però odiamo chi è morto proprio in quel momento. Allora si fa! Mia moglie non può sapere niente, ho fatto già gli inviti, ha invitato il sindaco, non facciamo la festa, ma chi l'è morto? Ah, ma tanto doveva morire, arriviamo all'odio. Al Teatro Roma fino all'11 febbraio in scena L'Operazione di Stefano Reali, che nel 97 del suo testo fece anche un film intitolato In barca a vela contromano. Sul palcoscenico con Maurizio Mattioli e Nicola Vaporidis, Antonio Catania, uno dei protagonisti di quel film di 20 anni fa, che vediamo anche su Rai 3 nella linea verticale.
Questo è uno spettacolo teatrale che ha una lunga storia, è stato rappresentato in testo in molti paesi, in varie lingue, ha vinto un premio prestigioso a Londra, l'ha messo in scena a Hepburn, abbiamo fatto il film con Valerio Mastandrea, Tirabassi ha fatto lo spettacolo allora con Ennio Coltorti e sempre Maurizio Mattioli, insomma una storia questo spettacolo. L'ospedale però non trattato con questa poetica e con questo diciamo chiaroscuro che usa Mattia Torre fra il comico e il drammatico, ma racconta più dei passaggi sotterranei del mondo ospedaliero, dove c'è sia un'umanità di personaggi come infermieri che sembrano burberi poi invece se non lo sono, e sia un po' l'aspetto della la sanità che era soprattutto negli anni passati si sentiva molto più forte. Adesso non siamo a teatro, speriamo che... Perché piace tanto al pubblico? Il pubblico piace tanto perché è ricco di colpi di scena, è uno spettacolo che tu pensi che vada in una direzione invece poi ti sorprende e cambia, e poi c'è Maurizio Mattioli che è veramente una potenza comica, fa molto ridere. Antenna 1, saluto da Antonio Catania, venite a teatro, andate al cinema, guardate la televisione, fate tutto quello che potete per arricchirvi e soprattutto sì, ascoltate anche la radio. Venerdì 26 gennaio Charity Night in favore di Amnesty Italia al Contestaccio. In concerto il cantautore romano Bussoletti per raccogliere fondi per la campagna contro il bullismo di Amnesty Italia. Dalle 22 con Bussoletti anche Paolo Antonio. L'ingresso è gratuito, perché i soldi meglio darli ad Amnesty. Ed è tutto per oggi, vi ricordo che Non Solo Radio va in replica anche lunedì alle 8.55 e che potete anche vederlo su antenna1.fm e su spettacolomania.it. Alla prossima settimana!